Grazie a te, anche stasera siamo insieme e insieme condividiamo la parola del Signore, come sempre, ogni volta un pezzo nuovo. Su per giù, è un poco come quello che dice la Bibbia. Se noi prendiamo dalla Genesi all'Apocalisse c'è un filo che comincia a parlare di Gesù, il Messia che doveva venire dalla Genesi all'Apocalisse. Quando prendiamo la Bibbia, alla fine andiamo sempre lì ed è importante. Ma se quello è il punto di riferimento che Dio ha stabilito, è bene che noi facciamo così. Se Gesù Cristo è l'unico salvatore ed è il salvatore di tutto il mondo, ebbene Cosa abbiamo bisogno di più? Se Gesù Cristo è colui che salva, se Gesù Cristo è colui che battezza nello Spirito Santo, Gesù Cristo è colui che libera, Gesù Cristo è colui che dà le risposte. Tutto il resto che ci serve è tutto un di più, ma è una grande distrazione. Quello che noi cristiani dobbiamo... Amare, servire ed avere in prima fila, sempre, 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 è solo Cristo. Tutto il resto non resta nulla. I credenti del primo secolo parlavano solo ed esclusivamente di Cristo. In Antiochia, per la prima volta, Mentre questi cristiani camminavano, giravano e parlavano di Cristo, di Cristo, di Cristo, fu la prima volta che li chiamarono cristiani, ma nel senso dispregiativo. Cioè non dissero questi sono i cristiani, che brava gente. Ma chi sono questi che parlano? Sono i cristiani, perché parlano solo di Cristo. Fratelli, sorelle, quando noi troviamo queste cose nella parola del Signore e noi ci distraiamo intorno a tutte queste cose che ci portano lontano dal centro che Dio ha voluto e ha stabilito e poi che dire quali, quale posizione occupa dopo la sua risurrezione e che dire come viene descritto nelle epistole paoline e che dire come viene descritto nell'Apocalisse che bisogno abbiamo di cercare altre cose o di parlare di altre cose che cosa serve non serve a nulla ma ancora di più frate sore' san paolo quando è stato nella chiesa di Corinzi, si sono convertiti, una chiesa che contava più di 50.000 persone, 50.000 persone, fratello re, noi abbiamo chiese una media di centinaia di persone, anche le grandi chiese, pure le chiese cattoliche sono grandi, però quando è che vai vedi solo banche banche e statue, Dio ci deve aiutare, 50.000 persone che adoravano Dio con una, con una fermentazione spirituale da fare paura. E che cosa dice San Paolo? Quando sono stato tra voi, mi son prefisso che di parlare di una sola cosa, di Cristo, e di Cristo crocifisso è risuscitato. Oh, alleluia. Sei un cristiano, sei una cristiana, tutte le altre cose, per amore del Signore, sgomberati il passo. Noi siamo esattamente in questo deserto. Com'era il popolo di Dio nel deserto quando i serpenti mordevano e facevano morire la gente. Io e te, fratelli, siamo proprio in questo deserto, questo è come un deserto, questo mondo è come un deserto, è arido di cose spirituali, non c'è niente, è prosciugato. C'è solo il serpente e tanti serpenti che sono demoni. Satana è il serpente antico e tanti serpenti che sono tutti demoni e forze sataniche, demoniche, diaboliche che ci mordono ogni giorno. Sai qual è il punto di riferimento che noi abbiamo bisogno di comprendere con l'aiuto del Signore? Colui che è stato messo sulla croce, Gesù Cristo risuscitato. Abbiamo bisogno di un'indicazione? Guardiamolo insieme. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, verso 14 e 15, uh, gloria a te, Signore, se noi tutti quanti, fratello, re, in questa piccola Italia facessimo questo per una settimana, l'Italia fosse il giardino dell'Eden, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, Così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato verso 15 affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Leggiamolo un'altra volta. Tutte quelle altre cose, ma che ti servono, frate? Ma che ti servono, sore'? Che ti servono? Noi abbiamo bisogno di salvezza, liberazione, guarigione, risposte. Un Dio che dimora per lo Spirito Santo dentro di noi, che ha fatto diventare il nostro corpo il tempio dello Spirito Santo e noi cerchiamo altro. Oh che vergogna! Dobbiamo chiedere perdono a Dio. Come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato. Gesù è stato innalzato, è morto per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione, siede alla destra di Dio e fa fluire nella nostra vita la presenza sua attraverso il potere dello Spirito Santo. Guardiamo il verso 15. Dio ha completato questa opera affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha voluto questo? Leggiamo nel verso 16. Perché Dio tanto ha amato te e me in quel chiunque. Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque, chiunque, ognuno di noi. Crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Guardiamo nel verso 17 qual è il risultato. Infatti, Dio ha mandato suo Figlio nel mondo. Infatti, Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo, cioè l'essere umano, sia salvato per mezzo di Lui. Allora. Ho detto prima, partiamo dall'Eden. Andiamo nella nuova Gerusalemme, il filo conduttore di tutta la parola di Dio è Gesù Cristo. Tutto il resto non serve a nulla. Se noi incontriamo il Signore Gesù Cristo, non abbiamo bisogno di niente. San Paolo quando lo incontrò? Disse che tutto ciò che era, ciò che aveva, ciò che conosceva, ciò che sapeva, l'aveva preso in blocco e l'aveva messo nel secchio della spazzatura. Si, sì, faceva il la spazzatura differenziata. L'ha messa dove non si può più prendere, nell'umido. E ha voluto fare solo una cosa, continuare a conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione perché aveva trasformato la sua vita. Al primo incontro lo illuminò che a mezzogiorno, una luce più forte del mezzogiorno lo fece scendere da cavallo, lo fece cadere da cavallo e gli cambiò la vita. Vuoi scendere anche tu da cavallo e ti cambia la vita. Questo è il Vangelo. Che è bello il Vangelo. Gloria al Signore. Tutto il resto è una, grossi, una grossa perdita di tempo. Il Diavolo ne approfitta per farci temporeggiare. Ci trasporta in giro per portarci nell'inferno. Sai come fa il diavolo con noi? Come fanno quei contadini che devono ammazzare il maiale? Entrano nella stalla, ci mettono un po' di ghiande in un secchio che suona. Il maiale, poverino, li segue perché pensa che gli vuol dare da mangiare. E a poca distanza ci sono cinque, sei contadini, uomini e che lo aspettano per infilargli il coltello che prende fino al cuore. Pensava di mangiare, ma viene ucciso. Oppure c'è un altro metodo, come quelli che catturano le, le scimmie. Mettono un vaso che ci passa appena appena la mano, ci mettono dei dolci sotto. La scimmia poverina va, si riempie la mano perché pensa di aver fatto un grande affare. La scimmia è come noi, non molla la presa, tanto che quando viene colui che ha messo il vaso, la riesce a prendere lì, non se ne va e viene catturata, viene imprigionata gli viene tolta la libertà. Così fa il diavolo con noi. Ci intrattiene intorno a dogmi religiosi per farci perdere tempo, così non conosciamo Gesù Cristo. Impegniamo il nostro tempo tutti i giorni, intorno a cose religiose e non incontriamo mai il Signore Gesù Cristo, perché Egli è spirito. E coloro che si avvicinano a lui, a lui devono innalzare il loro spirito. Deve toccare il nostro cuore, il nostro spirito. Beh, non c'era nel, nella, nella meditazione di stasera quello che ho detto non c'era. È venuto a braccio così. Però aiuta anche questo. Preghiamo il Signore che lo Spirito Santo possa darci. Una parola da comprendere come migliorare il nostro rapporto con Dio. Ricordati che Gesù Cristo è il centro della Bibbia, è il centro dell'universo, è il centro della storia, è il mandato da Dio e non c'è un altro che è come Lui. Alleluia. Grazie Signore. Preghiamo insieme, sì sì. Chiudiamo gli occhi e apriamo il cuore. Signore Padre Dio, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Ci presentiamo al trono della tua grazia per chiederti un favore. Che lo Spirito Santo possa leggiare su tutti noi per darci quel discernimento necessario, quella luce necessaria che abbiamo bisogno per comprendere quello che tu vuoi dire a ciascuno di noi. Signore, attira lo sguardo del nostro cuore, te lo chiediamo insieme. Sì, attiraci a te come una calamita, perché possiamo sentire la passione dentro di noi, che ci incolliamo con te come una ventosa per risucchiare quella comunione speciale che nutre il nostro essere e sentiamo... La presenza dello Spirito Santo che agisce in profondità nei nostri cuori ed opera per fortificarci, edificarci, ravvivare quello che è di tuo nella nostra vita mentre siamo in tua presenza. Spirito Santo soffia in lungo e in largo e visita il tuo popolo portando risposte appropriate. Ad ogni necessità di ogni fratello, ogni sorella. Li presentiamo a te, Signore, e ci presentiamo insieme per dire: rispondi ai bisogni del tuo popolo. Signore, ognuno che si rivolge a te in fede, per i meriti di Cristo rispondi, perché possa essere Cristo glorificato da ognuno che siamo insieme, per la gloria di Dio Padre. Amen, amen, gloria al Signore. E c'è stato dieci minuti di meditazione, così abbraccio come viene. Lo Spirito Santo sempre ci aiuta, ci guida. Dobbiamo bere acqua viva. Ma perché dobbiamo bere, bere acqua viva? Perché l'acqua inquinata, acqua di fogne, acqua di pozzanghere, dove ci passiamo, è infetta e non c'è un, un altro canale che porta infezione nella nostra vita come l'acqua che porta virus infettivi nella nostra vita. Mi ricordo che molte volte. C'erano dei problemi nelle fogne di altri tempi ed eravamo obbligati a bollire l'acqua per far morire i microbi, perché non si vedono. E così questa è l'acqua che non è acqua viva. Dobbiamo bere l'acqua viva. Leggiamo insieme un, una simbologia biblica, un Fatto che ci aiuta a comprendere. Nel, nella Genesi, nel capitolo 26, verso 15, gloria al Signore. Perciò, turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avea, avevano scavati al tempo di Abramo, suo padre. L'acqua è un alimento prezioso ed essenziale, senza l'acqua non, non si vive. Ma poi in certe aree, in certe zone dove sono desertificate o non ci sono irrigazioni, è ancora più importante. Togliere l'acqua vuol dire far morire le persone. Non si può vivere in zone deserte, peggio ancora noi in questo deserto. Il nostro nemico comune, come i Filistei del tempo di Isacco, ci vuole togliere l'acqua viva. Una volta che ci toglie l'acqua viva, ci fa perché noi cominciamo a bere di tutto. Mentre da un lato l'acqua viva si beve credendo, nel momento che non crediamo in Cristo, noi diventiamo tra quelli che crediamo tutto. Sì, sì, crediamo alle stelle, alle farfalle, ai gatti, ai topi, tradizioni che non finiscono mai. E poi aggiungiamo dogmi religiosi. Siamo in un disastro. Beviamo di tutto. Cornicini, cornicielle, eh, immagini. Tutto ci parla. La fortuna e quante altre cose. Con una convinzione profonda. Il nemico ci vuole togliere l'acqua viva. Perché le altre acque ci inquinano, ci fanno perdere quella forza spirituale che abbiamo bisogno e siamo morti, moriamo lentamente. Voglio ricordarti come ieri sera, quando parliamo di acqua, che cosa è? Giovanni 7:38, perché ci può essere qualche persona nuova pensa che possiamo. Essere lavati e siamo salvati, non sono le abluzioni esterne. E manco l'acqua: l'acqua è il simbolo dello Spirito Santo. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Cioè, dal nostro seno, quando crediamo in Cristo, il flusso della presenza dello Spirito Santo non solo ci riempie, ma ci fa traboccare che abbiamo messaggi unti dallo Spirito Santo, rivelazione continua perché è un pozzo che non si asciuga mai. Guardiamo nel verso 39. Fu, gloria al Signore, disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Lo Spirito Santo è la fonte di vita eterna spirituale. Guardiamo come Gesù continua a farci comprendere di che parliamo. Nel capitolo 16, verso 7 di Giovanni, ci dice come Gesù si spiega per far comprendere che è lui la sorgente dell'acqua viva. Eppure io vi dico la verità, è utile che voi, per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Lo Spirito Santo è la fonte di vita eterna spirituale. Allora abbiamo compreso? Guardiamo in Genesi capitolo 26 verso 18. Queste immagini ci aiutano a comprendere come noi dobbiamo scavare. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i filistei avevano turato dopo la morte di Abramo e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. Isacco rispose con intelligenza il nemico li chiude, noi li dobbiamo aprire. Noi abbiamo dei ricordi e riconosciamo quando lungo il percorso della nostra vita qualcuno ci ha parlato della vita spirituale, qualcuno ci ha annunciato, ha lasciato un segno nella nostra vita. Ed abbiamo capito che quella era una sorgente di acqua viva. Non dobbiamo andare a cercare altre zone o altre cose all'infuori di quello che già sappiamo e siamo certi. Inizialmente dobbiamo scavare dove sappiamo già che c'è acqua certa, pulita e viva perché molti per scavare altrove trovano acqua sì, ma più inquinata. Oggi ci sono di quelli che vanno in Africa per cercare i marabù, vanno in India per cercare altri, vanno, girano il mondo per cercare altri pozzi, ma noi abbiamo la sorgente, quali pozzi dobbiamo cercare? Basta avere un segno già che abbiamo di qualcuno che ci ha parlato di Cristo e abbiamo compreso che aveva qualcosa di speciale da parte di Cristo per noi. Serve quello per scavare perché già sappiamo che è acqua buona perché ci è restato nella mente che quella è acqua pulita. C'è qualche segno dove c'è l'acqua viva. In questo deserto, oggi come allora, ci serve acqua viva. Guardiamo nel verso 14, che ci aiuta a sapere che noi ci dobbiamo impegnare. Fu padrone di greggi, di pecore, di madri e di buoi e di numerose servitù. I Filistei lo invidiavano. Il nostro nemico pensa sempre allo stesso modo. È invidioso, perciò ci propone sempre acqua che non ci fa vivere, ma che ci fa morire, ma che ci inquina. Perché ha perso il paradiso e il suo più grande piacere è se tu ed io non andiamo in paradiso. Lo scopo suo è che è geloso ed invidioso che noi, per mezzo della comunione che abbiamo con Cristo, erediamo il paradiso che lui c'era ed è stato messo fuori. Lui con tutte le sue forze, ogni giorno, con tutti i suoi emissari, con tutti i demoni che ci sono, studiano a tavolino come devono bloccare quelli che cercano l'acqua viva Gesù Cristo, perché sanno che quando cominciano a bere alla sorgente che è Cristo li ha persi per sempre. Gloria al Signore, ma noi viviamo per sempre, a differenza di quello che Lui vuole, noi siamo nella buona posizione perché siamo dove Dio vuole. Gloria al Signore. Il nostro nemico pensa sempre allo stesso modo, è invidioso. Guardiamo come si muove in pratica verso coloro che hanno incontrato il Signore Gesù Cristo. Leggiamo dal verso 19 al verso 21. I servi di Sacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Vai avanti fino al 21. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Sacco dicendo l'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Esec, perché quelli avevano litigato con lui. Guardiamo nel verso 21. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli gli dicarono anche per questo. E Isacco lo chiamò Sitna. Il nemico vuole togliere l'acqua viva. Hai capito che cos'è l'acqua viva? La sorgente di Cristo che trasferisce nella tua vita. Vuole ostacolare la tua comunione con Dio con lo Spirito Santo, cerca di interporre sempre qualcosa per fermarti dal poter ricevere questa vita spirituale dalla comunione con Cristo. Te ne accorgi subito, cerca di ostacolarti sempre quando tu vuoi pregare, quando tu vuoi leggere, quando tu vuoi servire Dio le cose intorno. Te li fa complicare. Il nemico vuole togliere l'acqua viva perché sa che come cominci a bere altri tipi di acqua che non è acqua viva, muori perché è piena di microbi e il suo piacere è come quando ti vede che tu stai male, lui gode. Hai sentito qualcuno, no? Che dice, gli sta bene, sta cosa. Magari uno che soffre, lo senti dire, gli sta bene. Più quello si lamenta, più lui gode. Questo è l'opposto di Dio. Questa forza è forza nemica di Dio, è nemica di tutti gli esseri umani. È il distruttore, il calunniatore. Il nemico di Dio, il nostro nemico, Satana. Con tutti i suoi emissari, con demoni, il serpente antico, con tutti i serpenti demoni che infieriscono contro ciascuno di noi ogni giorno. Per quella che è importante per la nostra sopravvivenza, dobbiamo lottare. Leggiamo in primo Giuda. Verso 3: Dobbiamo lottare. Isacco lottava per riavere aperti i pozzi che suo padre, uomo saggio e uomo di Dio, trasferiva a lui. Lui sapeva che quell'acqua era buona perché suo padre ci aveva bevuto ed era cresciuto sommamente con i suoi beni poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo e Isacco chiamò Sitna ora guardiamo in Giuda capitolo 1 verso 3 carissimi avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza la salvezza viene quando beviamo alla sorgente che è Cristo, perché viene da Cristo. È Lui che al Calvario ha aperto una sorgente che ci salva. Mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede. Che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Isacco aveva bisogno per camminare tranquillo che l'acqua era buona, sulle indicazioni di suo padre, perché aveva già bevuto e aveva fatto progresso in tutto quello che aveva fatto, perché l'acqua pulita e viva mantiene in forma tutto il bestiame e le stesse persone e per irrigare dove ce n'era bisogno. La testimonianza di suo padre e lui stesso che faceva parte della famiglia riconosceva che per avere quell'acqua certa che era buona il meglio era scavare dove già aveva bevuto suo padre. Quando leggiamo questo verso del fratello del Signore Gesù Cristo, Giuda era il fratello di Gesù Cristo, fratello di mamma, diremmo fratellastro perché non è figlio, Gesù non è figlio di Giuseppe. Ho detto una volta fratellastro, una sorella mi ha detto che non devo dire. Voglio dire diversamente. Giuda e Giacomo sono due fratelli di Gesù, di mamma, ma non di padre. Cosa dice Giuda? Dice che per mantenere saldo quello che i santi del suo tempo che gli apostoli, i profeti e il suo fratello Gesù avevano lasciato, bisognava combattere per la fede, leggiamolo un'altra volta. Mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi. Una volta per sempre. Mm. Gloria sia resa a Dio. Cosa vuol dire questo? Isacco per avere l'acqua, l'acqua viva, doveva combattere con i Filistei perché erano suoi nemici. Noi dobbiamo combattere con il nemico delle anime nostre e con quanti vengono usati per continuare a bere alla sorgente, cioè dagli insegnamenti lasciatoci dagli apostoli, da Gesù e dai profeti. Perché se cadiamo da quelli, da quelle indicazioni, la nostra fede non è più la fede in Dio, è la fede nelle eresie e nell'apostasia, nelle come li possiamo chiamare nelle favole nei dogmi che non hanno senso e in storielle in cose morte che non ci danno vita trasmessa ai santi una volta Isacco una volta aveva ricevuto informazioni da Abramo Perseveriamo su quello che siamo sicuri che è buona. Man mano che camminiamo, acquisiamo il discernimento di come quella viva e quella inquinata. Se noi non acquisiamo il discernimento di sapere la differenza, pensiamo che quella inquinata è acqua viva perché non conosciamo la viva. Sistema religioso che non ne ha di acqua viva, perché l'acqua viva, lo Spirito, è solo Gesù che lo dà. Quando noi cerchiamo lo Spirito in altre fonti, non c'è. Se Spirito ci può essere, è Spirito diabolico, satanico, demoniaco. Sono spiriti di altro genere, spiriti immondi, trucchi satanici, cose che non sono vere. Man mano che camminiamo, se noi beviamo l'acqua viva che ci dà Gesù, come abbiamo letto in Giovanni, il nostro palato spirituale, il nostro discernimento spirituale, allora comincia a distinguere perché ha il confronto, ma se non abbiamo il confronto, tutto quello che ci danno, beviamo tutto e poi stiamo male. Facciamo diventare il nostro stomaco spirituale come un lavandino che ci buttiamo tutto dentro e poi ci sentiamo male. Dovuto a che cosa? Abbiamo fatto diventare il tempio dello Spirito Santo un lavandino che ci va di tutto dentro. E poi non ci sentiamo bene, perché il nostro corpo che doveva essere il tempio dello Spirito Santo è diventato un lavandino dove si butta tutto quello che è scarto cosa succede? Stiamo male, Dio ci deve aiutare. Guardiamo man mano che persevera nel muoversi così, queste immagini ci aiutano perché vengono dalla parola del Signore, leggiamo in Genesi 26-24. Quello che è importante è che non ci fermiamo, come dice Giuda, di combattere per restare sulla verità degli apostoli, dei profeti e di Gesù Cristo. Anche se dobbiamo lottare, quello che è importante è restare saldi sulla verità di Dio, perché il Signore ne tiene conto e ci visiterà. Così diceva. Il Signore vi visiterà. Giuseppe, prima che fosse morto, diceva con i suoi fratelli e con i suoi familiari: Il Signore per certo vi visiterà. Vi raccomando, portate via le mie ossa con voi, perché non voglio che neppure le ossa restino in questo luogo. Nonostante. Era stato trattato bene, aveva dominato, ma sapeva che non era il luogo dove Dio voleva che doveva restare. Egli voleva essere portato nella terra promessa. Quando noi perseveriamo nel cammino, passarono molti anni, 300-400 anni, ma Dio li visitò. Quando noi siamo fedeli nel continuare a lottare per la fede una volta insegnata dagli apostoli, da Gesù Cristo e dai profeti, Dio ci visita. Certo, questo è il metodo di Dio. Guardiamo cosa succede. Il Signore gli apparve, quella stessa notte gli disse... Io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te, ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. Quando noi perseveriamo, quando noi lottiamo per la fede e manteniamo la posizione e ci nutriamo dell'acqua viva che viene dal Signore Gesù Cristo che è viene dallo Spirito Santo di Dio, possiamo anche attraversare qualche momento di difficoltà perché il nemico cerca di ostruire la sorgente perché vuole farci bere cose che ci devono far male. Ma se perseveriamo Dio ci viene incontro e arriva il momento che Dio ci benedice. E continuiamo a camminare. Quando attraverso le difficoltà superò le prove ed arrivò dove aveva lottato in un modo diverso di suo padre, anche suo padre aveva lottato, anche suo figlio Giacobbe dovette lottare. Per mantenere la fede dobbiamo lottare, dice Giuda. Lottare per mantenere lo standard di verità biblico, per mantenere lo standard che Dio ha tracciato per ognuno di noi. Quando arrivò dove aveva lottato in un modo diverso da suo padre e in un modo diverso da suo figlio che poi potremmo vedere, diverse prove e di natura diverse, ma Dio... Lo visita. Aveva lottato. Guardiamo nel verso 14. Fu padrone di greggi e di pecore, di mandri e di buoi e di numerosi servitù. I filistei lo invidiavano. E beh, questa, se Dio ti benedice, sore, frate, devi mettere a budget pure questo. Guardiamo nel verso 20. Gloria sia resa a Dio. Da gloria al Signore. Fratello, Sore, mentre stai così, il Signore ti voglio lodare perché tu mi fai comprendere che devo camminare con te. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Sacco leggiamolo insieme, dicendo: L'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Esec perché quelli avevano litigato con lui il nostro nemico fratello re non ci lascia in pace ma noi ci siamo già esercitati se li può inventare tutti ma noi non molliamo perché Gesù Cristo è la nostra alimentazione Gesù Cristo non ci lascia lui ha il potere di postarci a destinazione, ha detto, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Noi siamo certi, perché lui è il grande vincitore e noi portiamo la sua vittoria. Ci sarà qualche battaglia e qualche ferita, ma la guerra è già stata vinta. Gloria al Signore. Guardiamo nel verso 24. È un tracciato che ci aiuta a comprendere come camminare di fede in fede insieme al Signore. Stava seguendo, ti voglio ricordare, che Isacco stava seguendo il tracciato di Dio, perché era un uomo di fede che doveva proseguire per completare il progetto divino. Egli era nella fila di coloro che facevano parte della linea messianica, come siamo noi credenti cristiani nati di nuovo. Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo Padre. Non temere, aveva bevuto, eh, fammi guardare a sta sorella. Lui. Stava bevendo alla stessa sorgente che beveva suo padre. Si muoveva allo stesso modo e faceva gli, i sacrifici e gli olocausti uguali come quelli di suo padre. Dio gli dice: Io sono il Dio di Abramo tuo padre. Non temere perché io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. A noi non ci dice per amore del mio servo Abramo, a noi opera potenti operazioni per amore di Gesù Cristo suo figlio. I, i figli di Abramo, per la fede, fino alla venuta di Davide, quando pregavano Dio, dicevano Dio di del nostro padre Abramo. Ti chiedo per amore di Abramo, amico tuo, di intervenire nella mia vita. Quando Dio dichiarò che Abramo, che eh, Davide aveva un cuore che gli piaceva, incominciarono a pregare. Per amore di Davide, tuo servo, che tu hai onorato e che siete amici, mi fai questo piacere. Noi Gesù ci ha detto di non pregare a nome di Abramo né a nome di Davide. Chiedete nel mio nome. Noi preghiamo nel nome di Gesù Cristo, il suo Figlio, il nostro Signore. Guardiamo nel verso 27. Isacco disse loro: La scena è cambiata. Perché venite da me visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese? Verso 28. Quelli risposero, noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te e abbiamo detto, si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè fra te e noi. E facciamo un'alleanza con te. Aveva combattuto il buon combattimento della fede, aveva perseverato sulle tracce di suo Padre, aveva combattuto per reggere nel modo giusto. Dio si incontrò con lui. Lo benedisse, tanto che i suoi nemici cedettero perché notarono che non era lui ma che il suo Dio era più che potente per far notare che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il padre del nostro Signore Gesù Cristo e il Dio creatore dell'universo e quando noi mettiamo la nostra vita nelle sue mani e ci nutriamo dell'acqua viva che viene dal trono della grazia del suo Figlio Gesù Cristo, che per lo Spirito Santo trasferisce questa sorgente dentro di noi. Noi abbiamo già letto in Giovanni capitolo 16 verso 7 che cosa succede. Siamo delle persone benedette e siamo di benedizione. Guardiamo nel capitolo 16 di Giovanni, verso 7. Eppure, io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. Perché se non me ne, vo, non me ne vado, non verrà a voi il consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Gesù lo ha mandato lo Spirito Santo ha riempito la Chiesa, ha riempito gli esseri umani e vuole riempire ognuno di noi. C'è un po' di combattimento, sore e frate. Il nemico cerca sempre di ostruire, chiudere dove c'è la possibilità di bere alla sorgente che è Cristo. Però il Signore è dalla nostra parte egli arriva. Abbiamo letto stamattina... Se ritarda, aspettalo. Se ritarda la risposta. Leggiamo dove abbiamo letto stamattina, Abacuc capitolo 2, verso 3. Non ti crucciare. Noi siamo abituati a volere tutto e subito. Non è sempre così. Le promesse di Dio possono arrivare prima di quando noi pensiamo ma possono anche ritardare quello che è importante è che noi restiamo fermi nella fede sulla base che ci è stata data dalla guida della parola del signore perché è una visione per un tempo già fissato fratelli sore essa si affretta verso il suo termine e non mentirà se tarda sore Aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Isacco ebbe un po' di combattimenti, ma lo stesso Abramo ebbe un po' di combattimenti, ma lo stesso Giacobbe dovette lottare anche con Dio. Però Dio arrivò, Dio arriva, Dio arriva anche da te. Tranquilla, esercita la fede. Perché, come abbiamo letto nel verso 4, leggiamolo, ci è restato una sola cosa da mantenere salda: mantenere la fede viva, continuare ad aspettare che il Signore opera, perché egli opera. Leggiamolo insieme, ecco, egli si è inorgoglito, non agisce rettamente, cioè. Chi si inorgoglisce non agisce direttamente, ma chi esercita la fede senza fermarsi vede i risultati. Ma il giusto per la sua fede vivrà, cioè resta in continua aspettativa per essere guidato dal Signore e per ricevere istruzioni come proseguire, perché questa è la fede che dobbiamo avere sempre viva nelle promesse del Signore, senza stancarci e camminare con Lui. Lo vogliamo ringraziare insieme? Ringraziamolo, perché poi lo Spirito Santo ti farà comprendere che cosa ti vuole dire. La parola del Signore ti ha parlato stasera. Poi, quando torni al Signore, gli chiedi, Signore, ma per me cosa mi vuoi dire? Preghiamo il Signore. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché tu ci fai vedere con quanto impegno uomini e donne attraverso i secoli si sono mossi sotto la tua guida, ma hanno mantenuto saldo la loro fiducia in te e tu li hai onorati perché tu onori. Quelli che ti onorano. Signore, queste dimostrazioni sono che nelle difficoltà non hanno lasciato, non hanno mollato, hanno perseverato e tu, quando hai visto la loro fede in te, la loro ubbidienza, la loro perseveranza, li hai grandemente benedetti. Questo è un esempio per noi. Noi ti ringraziamo. Aiutaci a restare fedeli. Perché per certo, come abbiamo letto, tu Signore adempirai ogni promessa e noi ti ringraziamo per Gesù Cristo, la sorgente della rivelazione che ci dà forza e ci istruisce come restare saldi lungo il percorso del nostro cammino. Tutti insieme, Signore, ti diciamo... Grazie, grazie, grazie. Resta con noi in questa notte e con tutto il tuo popolo. Per amore del tuo nome. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto così li hai messi insieme Marco. Bravo Stuo. Grazie, Signore, anche per Marco. Grazie per questi ragazzi. Dobbiamo pregare per loro, fratelli e sono ragazzi d'oro. Io non li lodo veramente, non glielo dico mai, però realmente se possiamo vederci e insieme eh, condividere la parola del Signore, sono degli strumenti nelle mani del Signore, Dio li deve benedire. Quando ti ricordi, prega per Matteo, per Marco, per Jonathan, che realmente portano avanti un grande impegno. Sembra che vanno lenti, però siamo sempre in linea e questo lo dobbiamo prima di tutto al Signore e preghiamo per loro tre, che il Signore li renda più forti nella fede perché abbiano, hanno bisogno anche loro di vivere la fede per vedere il completamento delle promesse di Dio. La cosa bella è che hanno. Un fiume di promesse di Dio su di loro. C'è qualcuno che prima di nascere già Dio mi aveva dato. Prima che fosse stato generato, nella notte che fu generato, Dio mi disse che sarebbe stato uno strumento nelle sue mani. E noi preghiamo per loro, perché il nemico gli fa guerra. A volte gli prende la mente, a volte li stordisce, a volte li fa diventare apatici, ma il Signore è forte, perciò siamo arrivati fino a qui. Bene, prendi nota dove abbiamo letto, poi li vai a rileggere e vedrai che troverai sempre nuova alimentazione. Genesi 26,15 Giovanni 7, 38 e 39, Giovanni 16, 7, Genesi 26, 18, Genesi 26, 14, Genesi 26 da 19 e 21, Giuda 1, 3, Genesi 26, 24, 26, 14, 26, 20, 26 27, 28. Ci vediamo domani mattina, Dio piacendo, alle 10.30 per la solita visita pastorale. Pace e buonanotte. Dio ti benedica tanto, tanto, tanto. Ti voglio bene nel Signore perché insieme ci dobbiamo incontrare nel cielo. Persevera anche tu e vedrai che il Signore ti visiterà. Quando tu perseveri, il Signore ti visiterà, ti benedirà, ti incoraggerà e ti darà nuova forza, pace e buonanotte.